Allora, buon pomeriggio a tutti. L'obiettivo di oggi è quello di vedere assieme la soluzione o le soluzioni possibili per l'ultimo laboratorio. Si parte come al solito da una visualizzazione con alcune limitazioni e l'obiettivo è andare a capire quali sono i punti, diciamo, critici di questa visualizzazione. Le domande sono sempre le solite, quindi il primo punto a cui prestare attenzione è andare a verificare se esiste un qualche obiettivo, una qualche domanda a cui risponde la visualizzazione. In questo caso direi che il titolo ci dà qualche indicazione. Quindi ragionevolmente l'obiettivo è andare a confrontare dove vanno i soldi delle donazioni rispetto a quali sono invece le cause principali. La scelta del tema non è dovuta al fatto che ci stiamo avvicinando agli esami, è stato puramente casuale, okay? Quindi le mie intenzioni sono benevole per l'esame. Quindi l'obiettivo sostanzialmente è abbastanza chiaro. I dati, per andare a capire se i dati sono adeguati a rispondere alla domanda, allora o abbiamo un file di dati in cui possiamo andare a vedere se ci sono informazioni mancanti o altro, oppure ci basiamo sui dati che sono mostrati nel grafico, come in questo caso. Direi che in questo caso non ci sono outlier, che è l'aspetto principale, quindi può andare bene. Se volete, un'osservazione che qualcuno di voi mi ha fatto durante il laboratorio, andando a vedere quassù, queste che sono tutte malattie, in realtà il suicidio non è una malattia. Ok? Quindi diciamo che le cause di morte dovute al suicidio sono collegate qui, in questo caso, a iniziative probabilmente contro la depressione o altre iniziative di counseling di questo tipo. Letteralmente il suicidio potrebbe non essere una malattia, quindi potrebbe non essere confrontato con gli altri. Ci sta come ragionamento, a me non era venuto in mente, però è un ragionamento sensato, quindi in questo caso se uno dice il suicidio in realtà non è una malattia, mentre invece tutte le altre lo sono, e quindi lo escludo dalla mia visualizzazione. Se invece aveste messo tutti i dati, andava benissimo. La seconda parte, che riguarda l'analisi, si focalizza sugli aspetti visivi. Quindi proporzionalità, utilità e chiarezza. Per quanto riguarda la proporzionalità, allora, il numero di morti rispetto alle quantità di denaro raccolto ovviamente non sono in proporzione, ma sono due quantità completamente diverse. C'è una riga molto sottile che divide i due, quindi in realtà è ovvio che i due non sono in proporzione. Qui parliamo di migliaia, di là parliamo di milioni, quindi no, non sono in proporzione, ma non potrebbero essere in nessun caso. Le proporzioni che andiamo a vedere, dobbiamo andare a vedere nelle due colonne, quindi andare a vedere se 596.000 è proporzionale a. È proporzionato rispetto a 142, come 142 è proporzionato a 73. A occhio potrebbe essere, resta il fatto che in generale percepire la proporzione tra aree è un problema umano e quindi in generale andare a scegliere le aree per rappresentare delle grandezze quando dobbiamo andare a confrontarle non è una grande scelta. Quindi il problema sostanzialmente sta in termini di proporzionalità percettiva più che reale.
chiarezza. In realtà l'operazione che noi siamo invogliati a fare, anche in base al titolo, è di andare a confrontare le bolle con lo stesso colore, non tanto in base alla dimensione, perché qui parliamo di dollari, qui parliamo di persone, ma in base alla loro posizione. Una volta che li abbiamo confrontati, però dobbiamo andare a capire che cos'è questo blu, e quindi per andare a capire cos'è il blu dobbiamo andare a vedere qua sopra, quindi problemi di cuore. Il rosa, anche questo lo confrontiamo e poi dobbiamo andare a vedere quassù di cosa si tratta, e questo per tutto. Quindi dover andare su e giù è un problema. Trattandosi di 8 diversi colori, è molto difficile che noi riusciamo a memorizzare quegli 8 colori e poi ricordarceli quando guardiamo la parte sotto. Quindi è ovvio che dobbiamo andare avanti e indietro. Questo in termini di chiarezza e leggibilità del grafico è un grosso problema. Ma è un problema ovunque noi utilizziamo delle leggende con dei colori e abbiamo un numero di categorie che sia superiore a 4. Per quanto riguarda le posizioni, le bolle sono allineate e quindi è relativamente facile confrontare la posizione di uno rispetto all'altro. In termini di utilità, cioè verificare se tutti gli elementi che compaiono nel grafico sono utili e trasmettono delle informazioni che possono servire per comprendere meglio il grafico, direi che non ci sono elementi inutili. Se volete c'è lo sfondo, ma lo sfondo in questo caso è molto tenue, quindi non dà fastidio, è quasi invisibile. La linea qua in mezzo è molto tenue, ma comunque divide le due colonne. C'è qui il logo del portale che ha pubblicato questo grafico, ma sostanzialmente è un angolino, quindi non dà fastidio e non è un grosso problema. Quindi in generale praticamente tutti gli elementi sono sostanzialmente utili. Redesign. Sì. Volevo chiedere una cosa, ma per quanto riguarda la difficoltà di percepire le differenze di dimensioni per le bolle, sì, non poteva essere inserita sotto la domanda di chiarezza al posto di proporzionalità? Perché proporzionalità, se uno va a valutare centimetro per la misura fisica, sì. Sì, centimetro per centimetro si nota che sono proporzionali, però per quanto riguarda la chiarezza, appunto, non è ben chiaro se... Sì, allora, va bene, se tu lo metti nella chiarezza va bene lo stesso, l'importante è che l'osservazione ci sia. Dipende se tu guardi la proporzionalità diciamo, delle misure fisiche, e quindi effettivamente quelle ci sono, oppure se guardi la proporzionalità in termini di quello che riesci a percepire. Non sono così fiscale, quindi se l'osservazione compare nella chiarezza invece che nella proporzionalità, per me va bene lo stesso. Sì. Sempre per la proporzionalità, ma per esempio guardando il grafico delle morti, non si può, cioè c'è una, diciamo, una bella discrepanza tra il primo, che è 596.000, e l'ultimo, infatti, sì. Cioè, nel senso che ora facendo 596.000 fratto 6.000 e qualcosa. Questo dovrebbe essere un centesimo rispetto all'altro. Non lo so, non ho fatto una misura fisica, per cui non so se effettivamente questo qua sia un centesimo dell'altro. Probabilmente no, non lo so. Sì, no, magari però, quelle più vicine magari si nota meno, però no, sì.
Per il redesign ci sono alcune soluzioni alternative. Ve ne faccio vedere una che ha alcune proprietà positive. Ed è, scusate, questa. Allora, è un diagramma a barre dove le barre sono riportate come divergenti. Allora, la prima soluzione ragionevole è quella di utilizzare un diagramma a barre, orizzontale e verticale. Direi che è la scelta ovvia che mi aspetterei come soluzione. Barre orizzontali o verticali? Le etichette qui sono relativamente lunghe, tra l'altro poi io le ho accorciate rispetto a quelle originali, ma se avessimo un diagramma a barre verticali, queste etichette comunque sarebbero lunghe lo stesso e quindi Plotly le mostra inclinate se non verticali. In generale, quando voi avete delle etichette lunghe, la scelta di un diagramma a barre orizzontali è sempre vincente, perché vi permette di lasciare uno spazio opportuno a sinistra dove mettete le etichette delle categorie e non avete il problema di avere le etichette storte o addirittura in verticale. Okay? Quindi, prima indicazione utile. La scelta delle diagramme orizzontali o verticali va in favore di quelle orizzontali proprio perché le etichette sono lunghe. Una volta che abbiamo scelto un diagramma a barre, è ragionevole utilizzare due diagrammi a barre distinti e non un solo diagramma. Perché? Perché qui parliamo di migliaia di persone e qui parliamo di milioni di dollari. Quando abbiamo due misure diverse, non possiamo mostrarle sulla stessa scala. Sì, esiste la possibilità di utilizzare un asse verticale, orizzontale, destro, sinistro, superiore, inferiore. Tuttavia non è mai una grande scelta usare il doppio asse. Per cui due diagrammi separati. Visto che le categorie sono le stesse nei due diagrammi, è opportuno che i due diagrammi siano anche allineati. Per cui se utilizziamo delle barre orizzontali devono essere uno di fianco all'altro, se utilizziamo delle barre verticali devono essere uno sopra l'altro. Come fare i due grafici a barre uno sopra l'altro? La soluzione più semplice è quella di andare a disegnare due diagrammi completamente separati, messi in due elementi, due div ad esempio, uno sopra l'altro. Bisogna avere l'accortezza di avere gli stessi margini, la stessa dimensione dei grafici in modo che siano allineati. Oppure utilizzare un grafico unico mettendo un asse che è sdoppiato, uno sopra l'altro. Utilizzare un asse doppio all'interno di un unico grafico ha il vantaggio che le etichette compaiono una volta sola. Altro dettaglio importante per un diagramma a barre, normalmente le etichette le possiamo mettere in un ordine. Se non c'è un ordine predefinito, potrebbe essere un ordine alfabetico. Di solito, quando dobbiamo andare a fare dei confronti, è bene mettere le etichette in ordine, ascendente o discendente, in base a una delle misure. In questo caso sono ordinate in ordine discendente di fondi raccolti. Questo permette di apprezzare meglio il fatto che l'ordine con cui decrescono i fondi è completamente scorrelato dall'ordine con cui invece decrescono il numero di morti. Quindi in generale
pensate a come andare a ordinare un diagramma Barre, se avete un diagramma Barre, ovviamente. Ordinare rispetto a uno, rispetto all'altro, beh, è una scelta, oppure ordinare rispetto a entrambi utilizzando un radio button che permette di andare a ordinare in base a uno o in base all'altro. Quindi uno usa, sceglie la visualizzazione che preferisce per apprezzare meglio alcune differenze. Come fare l'ordinamento? Allora, se abbiamo un ordinamento che può cambiare, come in questo caso, bisogna scrivere del codice che fa un'operazione di sort. Se però voi volete partire con un ordinamento predefinito e unico, senza variare tra due ordinamenti diversi, il modo più semplice e con meno sforzo è quello di andare a scrivere nel file di dati i valori ordinati. I valori che leggete saranno mantenuti nello stesso ordine anche nel grafico che andrete a visualizzare. È chiaro che questa soluzione non è ottimale perché nel momento in cui uno aggiunge un dato deve fare attenzione a inserirlo in ordine. Quindi un ordinamento con il metodo sort degli array è sicuramente preferibile. Codici di colore. Qui abbiamo un codice di colore perché le due barre, i fondi e morti, sono visualizzate con due colori distinti, ma non è necessario andare direttamente a vedere perché comunque abbiamo i titoli qua sotto, quindi ci dicono chiaramente di che cosa stiamo parlando. E le categorie invece non sono codificate per colore. Abbiamo l'etichetta qua che ci dice il numero di morti e i fondi raccolti. Dimensione delle etichette, io qua l'ho abbreviati per avere le due barre, i due diagrammi a barre abbastanza ampi. È ovvio che se io distanzio di più questi due diagrammi a barre, posso utilizzare delle etichette più lunghe. Come realizzo questo in termini di codice? Okay? Tutti i ragionamenti che abbiamo fatto finora erano sull'aspetto visuale, quindi che tipo di grafico, come è organizzato. Poi si tratta di andare a capire come scriviamo il codice per realizzare questo grafico. Allora salto tutta la parte precedente e vado a finire al nostro codice. Allora, in fondo qui c'è un window onload function, plot editor CSV, i dati, function, e qui ho una chiamata al metodo, alla funzione visualizza barre, a cui passo sostanzialmente i dati appena letti dal CSV. Qui sotto il codice che vi permette di andare ad assegnare, di utilizzare i due radio button per scegliere l'ordinamento. La funzione visualizza barre ottiene, riceve due parametri, uno sono i dati e l'altro è la colonna in base a cui ordinare. Andiamo a vedere i dati come vengono visualizzati qua sopra. Ecco qua. Allora, la prima operazione che faccio è quella di andare a fare un dati.sort e uso una funzione per confrontarli. Sto ordinando un array i cui elementi sono degli oggetti, quindi devo per forza dare una funzione che mi dica come confrontarli. Come confrontarli? Faccio A quadre sort key meno B quadre sort key. Questo mi permette di fare la differenza tra i valori della chiave, quindi la colonna che ho scelto,
Honey nel caso iniziale, e restituire un valore che è 0 se sono uguali, minore di 0 se il secondo è più grande del primo e maggiore di 0 se il primo è più grande del secondo. Ho utilizzato le quadre perché in questo modo uso il parametro che mi viene passato per andare a fare il confronto. Invece di scrivere a.money meno b.money, usando le quadre lì dentro posso passare un nome di una variabile che mi dice quale proprietà dell'oggetto andare a utilizzare. Poi qui c'è un blocco di codice che direi che ha una struttura abbastanza standard, quindi per ognuno degli oggetti che sono stati letti dal file CSV, che corrispondono alle righe, vado a riempire l'array malattia, fondi e morti. E qui sotto ho poi le tracce, una traccia per i fondi e l'altra per le morti, dove il valore x è uguale, scusate, il valore y è uguale perché in realtà le barre sono orizzontali ed è la malattia, e x corrisponde a fondi e a morti. Sono barre, hanno un orientamento orizzontale e qui decido di mostrare semplicemente l'informazione che è la x, cioè il valore. Il layout è abbastanza semplice, quindi abbiamo un titolo, abbiamo un asse x, un asse x principale per i fondi, un asse x secondario per le morti, con un dominio che va da 0,56 a 1 e da 0 a 0,44, quindi lascia uno spazio in mezzo. Questo che l'asse principale ha un autorange reversed in modo che le barre vadano non da sinistra a destra ma da destra a sinistra. Ho un tick suffix che è m dollari, quindi milioni di dollari, e vado a mostrare il suffisso soltanto per il primo dei valori. L'altro asse semplicemente riporta i morti, l'altro, quindi semplicemente il titolo. Per l'asse Y ho alcune opzioni. Allora, come faccio a mostrare le etichette in mezzo? Allora, il caso più semplice è andare a dire che la posizione dell'asse Y è 0,54. Il secondo asse X inizia a 0,56, 0,54 è leggermente più a sinistra. Le etichette vengono automaticamente allineate al margine destro, quindi risultano poi a bandiera allineate a 0,54. Questa è una possibilità abbastanza semplice. Se utilizzo questo, le etichette però non sono allineate in mezzo, come invece sono qui, vedete che sono allineate al centro, ma sarebbero tutte allineate qui sul margine destro, vicino a quest'asse. Una soluzione alternativa, un po' più complicata, ovviamente non mi aspetto che la mettiate in atto all'esame, perché richiede comunque un po' di tempo e un po' di ragionamenti, questa qui è più che ottima, prevede di nascondere le etichette, quindi qui faccio show tick labels false, quindi non mostra le etichette dell'asse, e invece va a riempire una serie di annotazioni. Come faccio a andare a rappresentare le annotazioni? Le annotazioni sono sostanzialmente un array di elementi che hanno ovviamente una variabile, un valore x, un valore y e un testo. Come vengono interpretati quei valori x e y? Mettendo come riferimento xref paper,
vengono interpretati in un range che va da 0 a 1, dove 0 è il margine sinistro del grafico e 1 è il margine destro del grafico. Quindi, mettendo tutti i valori uguali a 0,5, questi vengono messi esattamente in centro al grafico. Il valore Y è uguale a L, cioè l'etichetta che viene utilizzata. Il testo è di nuovo esattamente la stessa etichetta. Quindi lui interpreta l'etichetta sapendo che certe etichette si trovano in certe posizioni e quindi usa quello come coordinata Y. E il testo è esattamente il valore dell'etichetta. Poi normalmente viene mostrato una freccia quando usiamo una notazione, quindi dico show arrow false in modo da non avere frecce che possono darmi fastidio. Come faccio a creare tutte queste elementi? Faccio malattia.map function. Map che cosa fa? Prende tutti gli elementi di un array, li passa una funzione e restituisce un array che è costituito da quello che viene restituito dalla funzione. Per chi segue il corso di Java, corrisponde agli stream quando facciamo la funzione di map. Fa corrispondere a un elemento dell'array un nuovo elemento e crea un array con tutte queste corrispondenze. Avrei potuto fare la stessa cosa con un ciclo for, aggiungendo tutti gli elementi di questo tipo a un array e poi passandolo qua come valore. Scritto così è semplicemente un po' più compatto. Abbiamo poi i margini, abbiamo la leggenda, che in questo caso ho messo come posizione 0,5 e 1,02, vuol dire che è centrata in orizzontale ed è leggermente sopra il margine superiore del mio grafico. Quanto? 0,2 vuol dire che è un 2% rispetto all'altezza totale del grafico. Vuol dire che sta leggermente sopra. Rispetto a questo punto, che quindi si trova esattamente in centro e leggermente sopra il margine superiore del grafico, dico che l'etichetta, cioè tutta la leggenda, deve essere messa con la parte inferiore che corrisponde a questa coordinata e in termini orizzontali invece centrata rispetto alla posizione centrale. Infine vado a dire che l'orientation di questa leggenda è orizzontale. Quindi invece di mettere due voci una sopra l'altra sono una di fianco all'altra. Quindi è centrata e abbiamo le due voci una di fianco all'altra. Qui faccio un'operazione addirittura inutile, nel senso che vado a prendere l'elemento identificato dall'ID in cui voglio andare a disegnare e vado a mettere il contenuto uguale a la stringa vuota. Prima di iniziare il caricamento, dentro quell'elemento potrei scrivere caricamento in corso, puntini, puntini. Questo sostanzialmente cancella quel caricamento in corso e poi mostra il mio grafico. Ho scelto di utilizzare display mode bar uguale a falso per evitare di visualizzare il solito insieme di pulsantini in alto a destra. Di nuovo questo è un dettaglio assolutamente trascurabile. Quindi una serie di varianti di diagrammi a barre, tra cui questo che vi faccio vedere è probabilmente la soluzione ideale. Un'altra soluzione possibile è quella di utilizzare quello che si chiama un diagramma a pendenza o slope chart. Che è questo. Allora, abbiamo in questo caso abbiamo due assi,
Okay? Però sono nettamente separati e non andiamo a giocare sul qual è il minimo, qual è il massimo, che partono sostanzialmente dal valore minimo di entrambe le due misure. Quindi 6.849 fino a 596.000. Dall'altra parte lo stesso range per il minimo e il massimo delle donazioni raccolte. A questo punto l'idea è che io collego i due punti su questi due grafici che corrispondono allo stesso tipo di malattia. Questo tipo di grafico permette di vedere come cambia l'ordine. Okay? Nell'altro in parte si vedono più che altro le proporzioni, ma l'ordine preciso non si vede, perché quando abbiamo a che fare con questi due valori qua molto bassi, non sappiamo se questi sono ordinati, ma se prendiamo questi, diabete e suicidi, è difficile a occhio capire se uno è più grande dell'altro. In questo caso invece ce ne abbiamo uno sopra l'altro. Per cui tendenzialmente quando abbiamo posizioni più o meno orizzontali non cambia molto la posizione. Quando abbiamo dei segmenti che vanno in diagonale, verso l'alto, verso il basso, abbiamo delle grandi variazioni. Per cui questo, che sono le malattie cardiache, vedete che balza in alto tantissimo rispetto a quelli che sono i fondi. Pur essendo complessivamente il terzo, però in proporzione il numero di morti è molto molto più grande. Il grafico fatto così ha un piccolo problema, che qui, dove abbiamo valori molto vicini uno all'altro, è difficile andare a capire di cosa stiamo parlando, okay? Perché sono molto ravvicinati. Infatti queste etichette qui, il massimo e il minimo, io le ho volutamente messe soltanto per il più piccolo e il più grande, non le ho messe per tutte, altrimenti qua avremmo avuto tutta una serie di etichette sovrapposte. Per capire di cosa stiamo parlando bisogna andare sopra col mouse e andare a scegliere uno piuttosto che l'altro per leggere il numero esatto. Una possibilità che possiamo applicare in questo caso, ma in generale possiamo applicare sempre quando abbiamo dei valori che sono, hanno una distribuzione molto skewed, molto allungata, quindi tanti valori raccolti in un intervallo molto ristretto e poi altri valori molto più grandi, sparsi, è quello di utilizzare non il valore effettivo, ma il logaritmo del valore. Ovviamente bisogna avvertire che stiamo usando il logaritmo e non il valore assoluto, perché ovviamente le proporzioni cambiano significativamente. Però questo permette di andare a distanziare i valori più piccoli e avvicinare quelli più grandi. Per cui se io uso una scala logaritmica, quello che ottengo è sostanzialmente questo. Le posizioni vengono mantenute, ok? Il logaritmo è la funzione monotona crescente, quindi se uno stava più in alto, resta più in alto. Quello che cambia sono le distanze. E restano comunque gli incroci tra questi segmenti che indicano che ci sono degli scambi di posizioni. In questo caso, selezionando una scala logaritmica, io qui ho messo come queste etichette log per indicare che quella è una scala logaritmica. In questo caso i valori sono molto più distanti, capita in questo caso in cui abbiamo dei valori veramente molto simili, però non c'è una trasformazione che possa andarli a separare. E riusciamo a osservare piccoli cambiamenti, tipo questi due, che cambiano come ordine, vanno in fondo e vengono invertiti. Quindi quest'ultimo, che comunque ha una
le malattie di neuronali, di motricità, che hanno comunque un significativo quantità di fondi raccolti, in realtà sono quelli che hanno, sono responsabili di un numero inferiore di morte. Anche qui ho utilizzato un checkbox per andare a passare dalla scala lineare a quella logaritmica. Come vado a realizzare questo tipo di grafico? Allora, l'asse X è molto semplice perché contiene due valori che corrispondono alle due serie di valori. Come vedete anche dalla leggenda, qui ho una serie, una traccia per ogni possibile malattia. Quindi è molto diverso rispetto a quello che c'è nell'altro caso. Nell'altro caso abbiamo una serie per il numero di morti e l'altra serie per i fondi raccolti. Quindi qui praticamente per ognuna delle righe del mio file CSV, che corrisponde a un tipo di malattia, devo andare ad aggiungere una serie. Ora qui c'è un problema dovuto al fatto che ho due assi che hanno degli intervalli completamente diversi. Quindi io non posso utilizzare come posizione verticale dei punti il valore effettivo. Non posso neanche utilizzare il trucchetto di utilizzare due assi diversi perché normalmente tutta una serie fa riferimento a un asse. Non posso dire che il primo punto della serie fa riferimento a un asse e il secondo punto della serie fa riferimento a un altro. Per cui, qual è l'idea? L'idea sostanzialmente è di prendere i valori di una dell'altra serie e rinormalizzarli in un intervallo che va da 0 a 1. Per cui 0 è il valore più basso e 1 è il valore più alto. Quindi facendo questa operazione di traslazione e riduzione di scala, rappresenterò questi numeri con dei valori che vanno da 0 a 1. E quindi li posso rappresentare correttamente con i due assi paralleli che hanno i range corrispondenti. La funzione che è riportata qua fa tutte queste operazioni. Sostanzialmente ha una serie di parametri. Uno è l'identificatore dell'elemento HTML in cui andare a disegnare. Il secondo contiene i dati. Il terzo parametro contiene il gruppo, cioè la colonna che contiene i valori in base a cui raggruppare. Quindi sostanzialmente il tipo di malattia, i nomi, ovvero le colonne che contengono i valori, quindi avremo numero di morti e fondi raccolti, e infine c'è un parametro in più che mi dice quali sono i suffissi che voglio utilizzare in due casi e se eventualmente voglio utilizzare una scala logaritmica. Per andare a rappresentare i due assi, qui ho utilizzato questa funzione che crea un oggetto, quindi è un costruttore sostanzialmente, cui passo i valori di morti o di fondi raccolti, un flag che mi dice se devo utilizzare la scala logaritmica o meno, e questo mi fa tutti i calcoli, quindi va a calcolare il minimo, il massimo, e ha una funzione
funzione che permette di andare a calcolare i valori scalati opportunamente. Quindi per ogni valore vado a restituire il valore meno il minimo diviso l'intervallo. Se devo utilizzare un logaritmo, quello che faccio è prima di tutto andare a fare un'operazione di corrispondenza, quindi andare a calcolare quello che è il logaritmo. Creo i due assi, il sinistro e il destro, e poi per ogni riga dei miei dati vado a creare una nuova traccia che avrà come nome la riga, in particolare il valore, la proprietà che mi dice il gruppo, quindi in questo caso sarà il tipo di malattia, il valore x che mi dice qual è i due valori, quindi valori e fondi raccolti, e come valore y il valore scalato sull'asse sinistro e sull'asse destro. Quindi questi saranno valori compresi tra 0 e 1. Abbiamo poi un valore text che contiene le etichette da mettere a sinistra e a destra. Tutte queste serie comprendono due punti, uno a sinistra e uno a destra. Il tipo è scatter e overinfo è il testo che vado a costruire in questo modo. Le annotazioni sostanzialmente corrispondono a questi quattro valori, tolgo il log e lo indico, quindi questo, il massimo e il minimo di entrambi i lati sono rappresentati come associazioni. E quindi sono questi quattro elementi dell'array annotation. Se utilizzo una scala logaritmica metto anche l'etichetta log, vado a costruire il layout mettendo il titolo, il margine, l'asse y, dicendo che non faccio vedere né le griglie né le etichette, non faccio vedere la linea dello 0, che altrimenti taglia la base, e poi vado a disegnare le tracce e con lo specifico layout. In questo caso, quindi visualizzo dentro un elemento che si chiama slope i dati, disease contiene la colonna in base a cui raggruppare, money e death sono le due colonne in base a, che contengono i valori da mostrare nei due assi, e poi vado a dire che sull'input che ha come nome log, che è il check box che ho inserito, richiamo la funzione visualizzaSlope passando come ultimo parametro this.checked. Quindi quando è checked il valore log è vero, altrimenti è falso. La stessa cosa l'ho messa qui tra parentesi senza utilizzare jQuery. Il risultato è questo che abbiamo già visto prima. Le domande direi che le abbiamo viste con calma anche in laboratorio, quindi non è che mi soffermi più di tanto. Non mi aspetto mediamente che voi arriviate a disegnare uno slope graph, anche perché il codice richiesto è significativo, che richiede un po' di ragionamenti, bisogna fare riscalare i valori, eccetera. Okay? In realtà il codice è qua, quindi se voleste riutilizzarlo, che vi sembra utile, lo potete fare, ma non è richiesto. Una soluzione
ideale ovviamente è questa. Una soluzione con i diagrammi a barre verticali le etichette ovviamente un po' storte è accettabile, che probabilmente non vi dà il massimo dei voti, ma sicuramente vi dà un buon punteggio. Più vi avvicinate a una soluzione di questo tipo, più il voto ovviamente va verso il massimo. Prima di chiudere, una breve informazione per quanto riguarda l'esame. Quello che voi riceverete sarà un foglio di carta con su un lato le informazioni sul repository da utilizzare. Verrà generato un nuovo repository apposta per l'esame. Nome utente e password. Ok? Sul retro le regole d'esame con la procedura. Questa qua era dell'anno scorso, quindi in realtà non è esattamente uguale a quella di quest'anno, ma sostanzialmente i passi da fare per andare a fare checkout dal repository, ricordarsi di togliere i flag su SVN, eccetera, eccetera. Tutte cose che se avete già frequentato il laboratorio dovreste sapere praticamente ormai a memoria. Okay? Però è un riepilogo in modo che voi possiate seguire tutto passo passo nel caso vi dimenticate qualche dettaglio. Il numero di prenotati è relativamente elevato, che vuol dire che sarete disposti in due laboratori. Siamo in due responsabili di questo corso, quindi più che due laboratori non riusciamo a seguire. Sinceramente, per la mia tranquillità e per la vostra, spero di non dover fare due turni. Ok? Per questo è importante anche la vostra collaborazione e il vostro corretto comportamento. Se pensate di non venire a dare l'esame, cancellate la prenotazione o non fatela se non l'avete ancora fatto. Se per caso negli ultimi due giorni siete presi da un attacco di panico o l'influenza o un colpo di caldo, un'email di cortesia sicuramente è gradito. Il fare la prenotazione, non cancellarla e non presentarsi all'esame, eticamente è considerato un atto scortese e scorretto. Non solo nei miei confronti, ma anche dei vostri compagni, perché qualcuno si ritrova a non poter dare l'esame nel primo turno, a dover aspettare il secondo. Per quanto riguarda la disposizione dei laboratori, riceverete un'email, ragionevolmente il giorno prima, e magari anche un reminder via SMS il giorno stesso dell'esame. E quindi vi verrà data l'informazione su quale laboratorio vi è stato assegnato. Potete utilizzare tutto il materiale che volete, cartaceo. Se volete utilizzare una penna USB con il materiale sopra, lo potete fare nei primi minuti. Quindi quando entrate in laboratorio, fate il login al calcolatore, copiate quello che volete sul PC e poi mettete via la vostra pennina USB. Sui tavoli sono ammessi i vostri fogli di carta, è richiesta la tesserina identificativa del Politecnico. Se l'avete persa, ve l'ha mangiata la capra o altro, va bene anche un documento d'identità. Okay? Quindi una volta che avete fatto la vostra copia, avete il vostro foglio di carta con il testo, eventualmente qualche stampa che vi possa essere utile,
solo quello deve restare sul tavolo. Ovviamente non telefoni o altro. I telefoni, come dovreste fare quando entrate in classe, dovrebbero essere messi quantomeno in silenzioso, se non in modalità aerea. Conto sulla vostra correttezza, anzi ne sono quasi certo, per il comportamento durante l'esame. I laboratori saranno relativamente pieni, quindi né si parla né si bisbiglia. Se sento bisbigliare in una certa area, tutti quelli che stanno in quella area hanno finito il compito. Okay? Nell'ultimo appello, non di questo esame, ma di un altro, a febbraio, due persone sono state sbattute fuori. Vi prego di non discutere se vi chiedo di uscire. Okay? Altrimenti sentono la mia voce in tutti i live. Basta non parlare. Se avete qualche dubbio, alzate la mano e siamo a disposizione. Tenete conto che i dubbi che potete avere sono sull'interpretazione di qualche dettaglio, perché poi per il resto scrivere il codice o altro, cioè, lo dovete saper fare. Se la visualizzazione non funziona, io posso venire lì, constatare che il grafico non viene visualizzato, ma dopodiché sta a voi risolvere il problema, non ve lo posso risolvere io. Se no dividiamo a metà il voto. Ok? Quindi, se non vi funziona il grafico, c'è qualche problema di JavaScript, aprite la console, cercate di capire cos'è che non va e risolvete il problema. Se ci sono specifici problemi tecnici, magari non vi funziona il commit, non riuscite a fare il checkout, il PC non parte o altro, siamo ovviamente a disposizione per risolvere il problema nel minor tempo possibile. Tutto quello che avevo in mente penso di avervelo detto. Avete domande o altre curiosità più specifiche? L'esame dura 2 ore, in realtà un po' meno perché c'è il tempo di setup, l'entrata in laboratorio, però grosso modo 2 ore. Quindi un tempo ragionevole per riuscire a fare tutto. Qualcuno via mail mi ha chiesto di un'eventuale verifica. Probabilmente era stato scritto da qualche parte in qualche scheda del corso, non c'è nessuna verifica orale. La verifica orale potrebbe esserci nel momento in cui io trovo 2 compiti esattamente identici, allora vi convoco. Tendenzialmente, o magari c'è qualche dubbio particolare, o non lo so, però in casi eccezionali vi posso chiedere di vederci di persona, altrimenti è sufficiente quello che consegnate. C'è il codice, se funziona il grafico può essere valutato in base ai soliti principi. Altri dubbi, domande? Sì. Allora, no, non potete affiancare 2 grafici nella stessa div. Allora, o fate 2 assi, oppure se volete fare i 2 grafici separati, quello che potete fare è di mettere 2 div di fianco. In realtà 2 div di fianco non ci stanno, perché le div sono di tipo blocco e quindi stanno una sopra e una sotto. Un'alternativa potrebbe essere fare una tabella e mettere 2 table data, quindi una riga sola e 2 table data, e avere i 2 grafici uno di fianco all'altro. A quel punto date l'ID sinistro al primo table TD,
destro al secondo TD e quelli vengono automaticamente messi uno di fianco all'altro. Se mettete due div di seguito, automaticamente sono messi uno sopra l'altro e allineati, e quindi quello non è un problema. Ricordatevi di impostare la dimensione del grafico uguale, in modo che sia uno più largo dell'altro, però normalmente non succede. Anche se finisce il corso, io non vado in vacanza, quindi se avete problemi o altro, la mia email la conoscete, a disposizione per qualunque chiarimento o altro. Credo di non aver ancora pubblicato la soluzione almeno il video della soluzione della settimana scorsa, lo faccio a breve assieme a questo. Tutto il materiale, compresa questa soluzione che abbiamo visto ora, è sul repository. Dovreste avere tutto quello che è utile. A breve dovremo pubblicare alcune soluzioni dei temi d'esame dell'anno scorso. Così avete un'idea. C'erano i testi, mancavano le soluzioni. Così avete un'idea in più su cosa fare. Non ho altri temi d'esame perché ci sono stati quattro appelli sinora, oltre a quelli non ce ne sono, a parte gli esempi che abbiamo visto assieme. Se non ci sono altri dubbi, vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo all'esame. In bocca al lupo.